Un problema che si ripropone tutti gli anni, soprattutto in primavera, per effetto delle maree, l'area di Porto Canale, come lo chiamano a Margherita di Savoia, è in secca, il fondale è basso, colpa dei detriti e della sabbia che arrivano dal fiume Ofanto, dicono, complicato per le imbarcazioni entrare e uscire. I pescatori sono esasperati, qualcuno è stato costretto a sbarcare a Manfredonia per limitare i danni. Ogni 6 mesi che noi tiriamo a secco la barca, non troviamo più l'elica, non troviamo più il timone, non troviamo più la base del timone, non troviamo più le zinghi che non ti portano la corrente, che non ti fanno corrodere le assi e le eliche. Fino ad ora, dicono i pescatori, sono stati effettuati solo interventi tampone. Dal comune fanno sapere di un finanziamento di oltre 650.000 euro per il completamento della banchina di attracco dei pescherecci e che più volte è stata sollecitata alla Regione Puglia la richiesta di fondi per opere di dragaggio e bonifica dell'area portuale. Vogliamo che le istituzioni ci siano vicine e che gli interventi saranno pronti. Perché non è che si possono aspettare alle calende greche, noi vogliamo che si impegnano le somme, si dia ascolto alla categoria, perché la categoria vuole essere coinvolta su tutto quello che potrebbe accadere sul porto, perché noi sappiamo le nostre condizioni, noi viviamo 24 ore al giorno al porto, quando non siamo in mare, e quindi vogliamo la sicurezza, vogliamo la pulizia, vogliamo contribuire, diciamo, allo sviluppo, diciamo, di questa città.